Sindaco Enzo Ferrandino, oggi l'atteso incontro con il presidente De Luca, tanti temi trattati, a partire dagli abbattimenti, i vaccini, la ripartenza della stagione turistica, com'è andata? È stata una mattinata sicuramente proficua a questo incontro in cui c'erano i sindaci delle sei amministrazioni, il presidente dell'Assoforense, l'assessore Lucia Fortini, l'assessore Casucci e lo stesso presidente De Luca. Come dicevi tu, è stata una mattinata dove nell'incontro sono stati trattati molteplici temi. Sicuramente quello più importante è quello della ripartenza economica con la vaccinazione. Infatti abbiamo appreso che dall'8 di aprile nelle due hub che sono state identificate, cioè il Palazzetto dello Sport di Ischia e il Palazzetto dello Sport di Forio, con la disponibilità dei vaccini si inizierà la vaccinazione per quanto riguarda il comparto turistico della nostra isola, proprio perché è a conferma della volontà da parte del governo regionale di dare una precedenza al settore economico trainante della regione Campania, dove Ischia sicuramente ha un ruolo da leone, in quanto finisce per generare circa un terzo del PIL che la regione Campania produce in termini di turismo. Altri temi importanti che sono stati trattati, sicuramente quello dell'abbattimento, dove insieme agli altri colleghi sindaci e allo stesso presidente Buono abbiamo manifestato quelle che sono le circostanze che si stanno verificando, che nonostante il periodo di pandemia purtroppo si stanno andando avanti con le demolizioni, creando grandi tensioni e non avendo una uniformità di comportamento rispetto ad altre sospensioni di attività, come per esempio quelli degli sfratti. Su un territorio già fortemente martoriato, dove esiste una emergenza abitativa in seguito al terremoto di Casamicciola, Laccamino e in qualche maniera anche di Forio, oggi assommiamo anche la problematica degli abbattimenti, che finisce per generare ulteriore fibrillazione per quanto riguarda l'emergenza abitativa sul nostro territorio. Da parte del Presidente, che è stata una presa di coscienza, in verità già era a corrente di questa situazione, in quanto era stato partecipe all'invio di quella sottoscrizione effettuata tra i sindaci e degli stessi capogruppi del Consiglio regionale. Vediamo poi gli sviluppi in che direzione si andranno a orientare.